Pietro Paietta nacque proprio qui a Serravalle nel 1845 e si presenta così, con il cappello, occhiali, pipa e giornale, lo sguardo fiero, quasi di sfida e un atteggiamento un po' spavaldo, in questo magnifico autoritratto esposto al Museo del Cinedese, nel quale si riassume in modo molto efficace sia il carattere forte che la grande qualità artistica dell'autore. L'opera è stata addirittura definita dal professor Nico Stringa uno dei più riusciti autoritratti dell'Ottocento italiano. Infatti è stata spesso richiesta in prestito per delle esposizioni temporanee, ad esempio nel 2003 a Castelfranco, nel 2004 a Treviso e nel 2017 a Milano. Qui a Vittorio Veneto, tra il Museo del Cinedese e la Galleria Civica Vittorio Emanuele II, nel 2006 è stata anche organizzata un'importante mostra dedicata a Paietta, quindi non solo a Pietro, ma anche agli altri membri della famiglia che furono artisti, fra cui il padre Paolo e il fratello Mariano.